Sirene spiegate, richieste d'aiuto in tutta la città, crolli e distese d'alberi a terra. Oggi Milano si è svegliata con i segni feroci di un clima che non perdona, insieme alla paura che tutto questo possa presto riaccadere. Ci sono voluti meno di 20 minuti nel cuore della notte per rovesciare oltre 50 mm di pioggia e abbattere sulla città lombarda raffiche di vento oltre i 100 km all'ora. Alberi crollati, tetti scoperchiati, auto distrutte. Milano è in ginocchio per una quantità di danni pari a 100 milioni di euro. I trasporti di superficie sono KO, blackout e cavi elettrici tranciati hanno completamente bloccato i tram. E mentre la protezione civile cerca di capire quali alberi possano ancora crollare, i cittadini assistono alle scene di devastazione increduli e impauriti. Sono svegliata tra le 4 meno un quarto e le 4 del mattino per dei forti rumori e all'inizio pensavo che fosse un semplice temporale. Ho guardato fuori e c'era cielo bianco, tutto bianco, i pochi alberi che erano rimasti in piedi, che roteavano su se stessi, e abbiamo chiuso tutte le finestre. Era una scena un po' apocalittica. E questa apocalisse da giorni non lascia tregua al nord Italia. Notte difficile quella appena passata anche per il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, con più di 50 feriti a causa di fortissimi temporali e gradini. Nella devastata Lombardia due le vittime nelle ultime ore. Una donna di 58 anni ieri a Lissone, provincia di Monza, è morta sul colpo sotto il peso dell'albero che l'ha schiacciata mentre camminava per andare al lavoro. E stamattina la tragedia di una 16enne nel Bresciano, l'albero che le è piombato addosso mentre dormiva le è stato fatale. Chiederemo lo stato d'emergenza, fa sapere la regione. Quello che abbiamo visto non è normale, ha detto invece il sindaco di Milano Beppe Sala in un video pubblicato sui social all'indomani della terribile notte di maltempo. La situazione non è semplice, ma vi garantisco che il personale sta lavorando da stanotte. E ora guardare in cielo fa paura.